tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Andrea Bocelli torna a Fano per presentare Opera Studio, un cofanetto di DVD contenente le basi musicali di grandi opere liriche. È uno strumento innovativo unico al mondo per cantanti lirici professionisti. Esercitazione europea di protezione civile, il CB Club Mattei in Danimarca per allestire un ospedale da campo. Solo di ridere un po' e sentirmi vivo fino in fondo. Il cantautore Luca Vagnini dedica una canzone al piccolo Federico e mette in vendita online oggetti e concerti per raccogliere fondi da destinare alla famiglia Mezzina. Cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, oggi dopo 4 anni Andrea Bocelli è tornato al Teatro della Fortuna di Fano per presentare un progetto che servirà alle future generazioni per studiare l'opera lirica. Lo ha incontrato per noi Lino Balestra. Il sogno di ogni aspirante cantante lirico? Avere a disposizione in qualsiasi momento e ovunque un'orchestra ed un maestro con cui provare gli attacchi e i tempi, i veri spauracchi di molti professionisti. Ora tutto questo sarà possibile grazie a Opera Studio, un progetto multimediale che vede Fano e il Teatro della Fortuna tra i suoi protagonisti. Mentre io fremente le belle forme disciogliea dai veli. Il testimonial di questo progetto destinato ai giovani talenti della lirica è il tenore Andrea Bocelli, presente a Fano stamattina nell'esclusiva conferenza dibattito di presentazione e che torna a Fano dopo la messa in gloria eseguita nel 2012. E muoio disperato. Fano diventerà un palcoscenico per il mondo intero, questo può essere un connubio sicuramente vincente. Beh, è un bellissimo teatro, un teatro di tradizione molto elegante, molto bello e senz'altro è molto probabile che in futuro abbia molte opportunità per essere visitato anche da pubblici internazionali. Ecco, prima nel suo intervento ha parlato di tanto mestiere che serve ai ragazzi e soprattutto di insegnanti che non gli infarciscono la mente di tanti concetti strani. Ci vuole concerto. Il canto è una cosa molto... è un po' come Mozart, no? Il canto. È molto facile per i dilettanti e molto difficile per i professionisti. È una cosa che richiede... spirito di abnegazione, grande passione e talento per chi voglia esercitarlo per professione. Al contrario, è una cosa bella che si può fare con grande disinvoltura se uno lo fa per il piacere di farlo. Ecco, la similitudine prima che ha usato nel suo intervento con il violino Stradivari è stata bellissima. Insomma, se uno ha il violino Stradivari in casa non è detto che sia un ottimo violinista. Esatto, è proprio così, cioè uno nasce con la voce e in questo non ha nessun merito. Poi se ha una bella voce direi che è moralmente obbligato a cercare di ottimizzare le sue capacità anche di uso di questo strumento. Una finestra del nostro teatro nel mondo. Beh, questo è un altro grande successo, è un motivo di lustro per la nostra città che viene al centro d'attenzione. I primi mesi di test di Opera Studio ha registrato subito l'interesse del pubblico, in gran parte straniero. Soprattutto Stati Uniti d'America, Russia e Cina. Tutto quello che abbiamo fatto oggi passerà la cortina, diciamo così, della Repubblica Popolare Cinese, perché internet là non passa,
e saremo visti e ascoltati da 1.300.000.000 di persone, ipoteticamente. Altissimo il livello di tutti i soggetti coinvolti, tra cui l'Orchestra Sinfonica Rossini, diretta dal maestro Marcello Rota, che ha curato le incisioni di 3 delle 4 opere disponibili proprio nel Teatro della Fortuna, proiettando Fano nel mondo della lirica mondiale. Oltre all'essere interessante, potrebbe essere anche molto utile, non soltanto per i professionisti, ma anche per gli appassionati, strumentisti e tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questo mondo. I supporti multimediali di Tosca, Madama Butterfly, Barbieri di Siviglia e Traviata, nelle varie versioni modulabili, sono disponibili nel sito web operastudio.org. A Fano i malati di Alzheimer sono aumentati del 20%, passando da 1.000 a 1.200 nel giro di pochi anni. Proprio alla tematica delle demenze è dedicato l'evento che si svolgerà sabato 30 gennaio alle ore 20 al Teatro della Fortuna. Si tratta di un concerto del gruppo The Best Of che eseguirà i più grandi successi mondiali della musica leggera a partire dagli anni 60 fino ad oggi. La serata sarà aperta da un'esibizione del coro Margherita, a cui seguirà la cerimonia di consegna del premio Lisippo attribuito dall'AFMA Ollus a chi si è contraddistinto nella lotta al morbo di Alzheimer. Al termine del concerto ci sarà una raccolta fondi a favore del centro di auto mutuo aiuto di Fano. Il Cibricab Mattei, che fa parte del gruppo di volontariato di protezione civile, è partito la volta della Danimarca per un'importante esercitazione europea. Noi oggi abbiamo contattato telefonicamente il presidente dell'associazione fanese, Saverio Livi. Siamo arrivati oggi pomeriggio e stiamo allestendo un campo, un ospedale da campo insieme ad altre due nazioni. È un progetto europeo finanziato dalla Comunità Europea e quindi noi come Team Italia delle Marche, appunto anche la nostra associazione, stiamo in questo momento cercando l'area, perché non ci hanno detto assolutamente nulla e quindi con le nostre forze dobbiamo trovare il tutto. Siamo arrivati in questo momento, entriamo in una nazione chiamata Modulistan e in questo momento stiamo facendo tutti la dogana. In fila ci sono l'Estonia, l'Austria e l'Italia e stiamo entrando appunto in Danimarca in una città chiamata Modulistan. Com'è il tempo? Che cosa state trovando? Come siamo situazione in quel sito? Pensavamo la neve, invece la neve non c'è, ma è abbastanza freddo e soprattutto c'è vento. La preoccupazione è come faremo fra una mezz'oretta, troveremo sicuramente la zona giusta dove piantare le tende, ma il vento è forte e quindi la prima difficoltà sarà sicuramente quella. Ecco, quanto durerà la vostra missione e cosa si concluderà? Con che cosa si concluderà? 3 giorni, quindi oggi, domani, sabato e domenica, e lo scopo di questa esercitazione è mettere insieme più nazioni con 3 punti dell'ospedale diverso, cioè 3 componenti diverse, renderne un ospedale unico per far ciò che quando bisogna partire, per qualsiasi sia la destinazione, il materiale più leggero e la composizione di 3 nazioni riescono a fare comunque un ospedale e bisogna capirsi, intendersi anche con lingue diverse. E l'Azione Cattolica della Diocesi domani sarà in marcia per la pace attraversando tutto il centro storico di Fano. Da quanti anni non si svolge questa iniziativa a Fano? Allora, sono 3 anni che a Fano non c'è più la festa della pace. Quest'anno abbiamo ripensato a una marcia unitaria, cioè giovani, adulti e ragazzi insieme che pregano per la pace. Perché soprattutto in questo periodo è sempre più difficile riuscire anche a essere in pace con il proprio compagno, col proprio amico. Quindi pensiamo di partire da qui per essere in pace con tutti fino agli estremi confini della terra. E abbiamo pensato questa marcia appunto che parte dalla stazione ferroviaria alle 15:30 e percorre il centro città fino ad arrivare in cattedrale, dove ci sarà una preghiera guidata dal vescovo e insieme a noi ci saranno anche le autorità.
In più abbiamo invitato le associazioni del territorio di Fano. Vi aspettiamo domani alle 15.30 in stazione e potete partecipare, anzi dovete partecipare, e più siamo e più forte è la volontà di fare pace. E per permettere lo svolgimento in tutta sicurezza della marcia per la pace, il Comune di Fano ha emesso un'ordinanza con la quale si vieta il transito dei veicoli in via Pisacane dalle 8.30 alle ore 17 e il divieto di sosta. Inoltre sarà sospesa la circolazione dei veicoli dalle 16 alle ore 17 nelle vie che vedete indicate in questo cartello e in tutte le traverse. L'ordinanza riguarda viale 12 Settembre nel tratto tra via Pisacane e via San Paterniano, ma solo nella corsia di transito in direzione Monte. Poi via San Paterniano nel tratto fra viale 12 Settembre e via Galantara, via Piazza Sansovino, via Bovio in piazza Costanzi, lungo corso Matteotti tra via Garibaldi e via Arco d'Augusto e in via Arco d'Augusto nel tratto compreso tra corso Matteotti e via del Cassero. Adesso parliamo della fusione delle due ASET, tra ASET SPA e ASET Holding, perché oltre il 56% dei faniesi ha conoscenza di questo progetto, ma più della metà ritiene di non avere informazioni sufficienti per potersi esprimere. Questi sono alcuni dei dati emersi da un'indagine realizzata dall'ARICA, il laboratorio di ricerca sulla comunicazione avanzata dell'Università di Urbino Carlo Bo, presentato nel pomeriggio nel corso di un convegno organizzato da ASET SPA. I faniesi prediligono una gestione pubblica a quella privata e la maggioranza è favorevole all'aggregazione tra le due aziende. Tra i possibili benefici, quello che viene percepito dai cittadini è una riduzione dei costi di gestione dei servizi. Cambiamo argomento, anche il vescovo di Fano Armando Trasarti e il sindaco Massimo Seri hanno visitato la mostra pittorica dell'artista Mario Perillo, mostra che è allestita all'ex chiesa Sant'Arcangelo, al centro storico di Fano, e che rimarrà esposta fino a mercoledì 3 febbraio. Il cantautore Luca Vagnini venderà i suoi CD, la sua chitarra e i concerti, ma anche altro, per raccogliere fondi da destinare al piccolo Federico Mezzina, bimbo fanese che dovrà affrontare cure costose all'estero per combattere contro il morbo di Crab. Federico Luca ha dedicato anche una canzone, sentite. Passano i giorni perché c'è qualcuno che ci crede, stanno sperando per me, perché possa ripartire, non sono nato così. Ho chiesto poco e niente al mondo, solo di ridere un po' e sentirmi vivo fino in fondo. Tiziana, un cantautore fanese, mette a disposizione non solo la sua arte, ma anche i suoi oggetti a favore della causa di Federico. Sì, dobbiamo ringraziare Luca Vagnini perché ha avuto la delicatezza, la sensibilità di ascoltare la nostra storia e di scrivere una canzone su misura, non solo per Federico, ma per tanti bambini che si trovano nella condizione di Federico. Quando ci siamo incontrati con Luca gli avevamo chiesto una canzone forte, cattiva, non una canzone sdolcinata. E Luca è stato bravissimo nel cogliere il senso di quello che volevamo. Luca, è tutto a fine di bene, tutto pro Federico. Stiamo organizzando una raccolta fondi di 2000 euro su MusicRaiser, che è un sito dove un artista propone un progetto e ha un obiettivo economico, e noi abbiamo l'obiettivo dei 2000 euro. Questo obiettivo si raggiunge comprando online con una PostPay, con una PayPal, una carta ricaricabile, una carta di credito, comprando direttamente dal sito vari pacchetti che l'artista offre. Io di mio ho messo dentro chiaramente il singolo che ho scritto per questa situazione, che si chiama La mia vita non ha prezzo, e in più vari gadget, c'è anche una mia giacchetta di pelle, una chitarra. Ci sono anche dei concerti che io comprando il pacchetto verrò dove volete, anche a casa vostra, nel bagno, nella cantina, in soffitta, dove volete. Suono in ogni posto. Dove volete. Il sito è MusicRaiser. Tiziana, si è mosso il mondo, sì, per Federico. Si sta muovendo il mondo, si sta sollevando un sentimento, vorrei dire popolare, ed è una cosa molto bella e tanto amore che circonda la nostra famiglia, sì. Ma io vivrò e riderò e sentirò che dentro me crongi dell'altro nascerà disprezzo per...
E con la canzone dedicata al piccolo Federico chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.